TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella notte di ieri, mercoledì 24 luglio, è stato scoperto il corpo senza vita di una donna nelle acque del Lido di Venezia, tra San Nicolò e Santa Maria Elisabetta. Sul posto sono giunti sommozzatori dei vigili del fuoco, i quali hanno recuperato la salma della donna in zona Imbarcadero. Presente anche la capitaneria di porto e il medico del SUEM, il quale ha accertato il decesso. La polizia locale di Venezia, dopo aver informato il pubblico ministero di turno, sta lavorando all'identificazione della vittima, trovata senza documenti. All'autorità giudiziaria il compito di indagare per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Cambiamo argomento. Nella serata di ieri erano in centinaia le persone presenti in campo Santa Margherita a Venezia per chiedere le dimissioni del sindaco Luigi Brugnaro, indagato in una vasta inchiesta che vede coinvolti dirigenti comunali, imprenditori e vertici delle società partecipate del comune. A ritrovarsi erano cittadini, numerosi comitati promotori, nonché i gruppi consiliari di opposizione, da tutta la città insieme a Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Verde Progressista, Terra e Acqua, Venezia e Tua. Tutti hanno manifestato la volontà di tornare al voto e chiesto pertanto al sindaco e alla giunta comunale di lasciare gli incarichi a Cafarsetti. Cambiamo argomento e ci spostiamo a Jesolo. Maggio in crescita, giugno in leggera flessione. È quanto emerge dalle dichiarazioni sull'imposta di soggiorno finora elaborate dall'ufficio tributi del comune di Jesolo, che per il mese di maggio sfiorano i 480.000 euro, segnando un incremento di quasi il 27% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando erano 378.000 euro. Considerando complessivamente il bimestre maggio-giugno, i dati riportano una tenuta del sistema ricettivo, che segna addirittura un incremento del 2,24% sullo stesso bimestre del 2023, che ha rappresentato un periodo molto positivo anche su base storica. Apriamo ora la pagina dello sport. Partono le Olimpiadi, la festa planetaria dello sport e degli sportivi. Ma soprattutto alla festa degli atleti che si sono guadagnati il passo olimpico e solo per esserci entrano nella storia. Ci entrano anche 402 ragazze e ragazzi con la maglia azzurra e di loro ben 32 sono espressione dello sport veneto. A tutti, con un po' di cuore e di tifo rivolti ai nostri 32 alfieri, auguro ogni successo, soddisfazioni, gloria, ma anche di divertirsi, di vivere appieno anche sul piano umano la fantastica avventura 5 cerchi. Di provare un sano orgoglio per essere i migliori tra i migliori. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, rivolge il suo pensiero e augurio agli atleti italiani e veneti che stanno per dare il via alle gare delle Olimpiadi di Parigi 2024. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.